Buongiorno a tutti e ben ritornati sul mio canale Tutto dal Web. Ieri sera un'ennesima e scoppiettante puntata del Grande Fratello andata in onda su Canale 5. Beatrice Luzzi, senza peli sulla lingua, smaschera le nomination, ma vediamo nei dettagli che cosa è accaduto. E c'è stato anche un momento imbarazzante per Rosicin. È arrivato il momento di scoprire il televoto. Sergio Tavi è il meno votato dal pubblico con il 22% dei voti. Beatrice batte tutti con il 44%, a seguire Gresia con il 34%. Lo chef ha così raggiunto Stefano Miele al televoto e a eliminazione che verrà poi mercoledì. Il gioco sembrava un po' essersi sbloccato, almeno inizialmente. Infatti il gruppo, dopo le forti polemiche legate al branco contro uno, ha cambiato strada e non ha puntato più solo su Beatrice. Questo discorso è valso quasi per tutti, visto che Letizia ha deciso di nominarla, suscitando così delle reazioni. Avanti da mesi questo teatrino, non ho più speranze, dice Beatrice. Sarebbe stato un bel gesto non nominarla, visto che l'hai fatto settimana scorsa, ha proseguito Alfonso. In effetti, proprio la Petris ha cercato di avvicinarsi a Beatrice negli ultimi giorni e Letizia, anche Grecia e Marco hanno fatto lo stesso e quindi poteva evitare di nominarla. Ma Beatrice risponde così: faccio finta che tutto vada bene, non ho capito tutti questi abbracci, un cambiamento improvviso, forse qualcosa è arrivato dall'esterno e lì lancia la frecciatina. Poi, come vi stavo raccontando all'inizio video, nel corso delle nomination Rosicin ha dato vita a uno spettacolo molto imbarazzante. La cuoca ha iniziato a mostrarsi provocante con atteggiamenti euforici. Rosy, infatti, voleva imitare Simona. La Tagli è stata schernita dal gruppetto della cuoca e il pubblico non ha approvato per niente. Ditemi voi che cosa ne pensate.